Ciao amici, oggi ho di nuovo deciso di alleviare i miei genitori con una nuova intervista su di me. Luca Borgoni aveva 22 anni quando è morto in un incidente in montagna sul Cervino l'8 luglio 2017. E da quel momento sua madre, con l'aiuto della sorella di Luca, ha iniziato a gestire il suo profilo Facebook. Noi abbiamo preso in mano, tra virgolette, il profilo di Luca fin da subito per annunciare la data e l'ora del suo funerale. Questo è stato il primo post, quindi assolutamente non meditato, non niente. Dopodiché la cosa ha continuato, cioè è continuato da parte mia il postare. Parlando in prima persona, come se fossi con Luca, sempre legato al fatto che gli uditori, o meglio i lettori, erano giovani. Tutte le volte che succede un qualcosa legato a Luca, che io ritengo curioso, che io ritengo a volte quasi straordinario, o altre volte semplicemente legato a lui, allora lo posto. La sua foto è arrivata sul Dalagiri, una delle sette vette più alte del mondo, il suo sogno, grazie a un amico, esattamente l'8 ottobre. Luca è mancato l'8 luglio, più o meno alla stessa ora. Per me questa era una notizia da dare ai suoi amici. Io i social li amo da morire. E ti dico che nella situazione in cui mi sono trovata io, i social mi hanno portato vita, messaggi da tutta Italia. Io è come avessi raggiunto il braccio, l'abbraccio di migliaia di persone. Quindi a me in questa situazione i social hanno fatto bene al cuore. Io li amo.